Ogni volta che ci troviamo a pronunciare dei giudizi rispetto a quello che riteniamo giusto o ingiusto, sia che questo riguardi grandi eventi in cui si parla del mondo o del nostro paese, sia talvolta in realtà anche quando semplicemente consideriamo delle situazioni personali in cui ci siamo trovati, notiamo che alle labbra ci vengono spontaneamente alcune parole con cui cerchiamo di dire il problema della giustizia o dell'ingiustizia. Sono parole come libertà, come diritti, come autonomia o come individuo o individualità. Sono tutte parole rispetto a cui certamente una tradizione più di tantissime altre si è concentrata ed è la tradizione del pensiero liberale. Che cos'è il liberalismo? Il liberalismo in fondo è una prospettiva filosofica, politica, civile, che mette al centro della propria attenzione gli uomini e le donne pensati come individui dotati di libertà di scelta, la cui libertà di scelta deve essere tutelata tramite dei diritti. Sono quei diritti che spontaneamente ci viene da menzionare quando pensiamo a ciò che deve essere difeso: il diritto della libertà di opinione, della libertà di coscienza, della libertà religiosa e così via. Certamente in una qualche misura, appunto, queste parole ci vengono alle labbra perché fanno parte del nostro modo di pensare, del nostro modo di vedere il mondo, del nostro modo di scegliere e di agire. Le applichiamo non solo a noi stessi o ai contesti a noi più familiari o al nostro paese, ma tendiamo anche ad applicarle quando pensiamo in generale a persone che vivono in contesti, in situazioni anche molto diversi dalla nostra, come quando ci troviamo di fronte a qualche grande ingiustizia che avviene dall'altra parte del mondo o quando ci vediamo a dover prendere posizione rispetto alle proteste, alle necessità di persone che appartengono a culture, che parlano lingue o che professano religioni molto differenti dalla nostra. C'è da dire, tuttavia, che per quanto questa visione delle cose sia spontaneamente per noi qualcosa di chiaro e di apparentemente evidente, ci sono anche però alcune cose che non risultano immediatamente rappresentate, apparentemente spiegate in modo efficace all'interno di questa prospettiva. Basti pensare ad esempio all'ambito dell'economia e della giustizia sociale. Una visione come quella liberale classica in economia, incentrata sull'individuo, sulla sua libertà d'impresa, sul libero mercato, certo, da un certo punto di vista ci appare come estremamente persuasiva, come estremamente convincente. Dall'altra però è anche abbastanza chiaro a tutti noi come insieme a questa rappresentazione positiva del mercato ci sono anche una serie di limiti, di problemi che il libero mercato porta con sé. Il problema ad esempio della redistribuzione delle risorse o dell'equità di trattamento, della giusta distribuzione del lavoro e dei profitti del lavoro. Di per sé l'intuizione base, l'intuizione essenziale del liberalismo, l'individuo, la sua libertà e la sua libertà che deve avere come unico limite, secondo un noto adagio, la libertà dell'altro, forse fatica a rendere conto, ad esempio, a volte della necessità di prendere delle scelte, di scegliere delle politiche che privilegiano la collettività, che privilegiano la comunità rispetto alla sola libertà dell'individuo e alla sua pura autodeterminazione. Ma pensiamo anche ad un altro aspetto che risulta problematico rispetto all'immagine standard, all'immagine base del liberalismo, e cioè la fragilità che caratterizza le persone umane. Le persone possono essere fragili e spesso incapaci, a volte persino di scegliere e di agire per il proprio stesso bene, per tantissimi motivi. Magari per la malattia, magari per l'ignoranza, magari perché non hanno ricevuto le opportunità di cui avrebbero avuto bisogno per portare a pieno sviluppo, a piena fioritura la propria vita e la propria esistenza. Di fronte a questo si vede che semplicemente pensare che la società è fatta di individui autonomi che devono autodeterminarsi è un'immagine un po' povera che forse non rende pienamente conto dei problemi con cui dobbiamo confrontarci. Da questo punto di vista spesso sono le comunità e la famiglia che si prende carico in modo generoso, in modo spontaneo, magari rinunciando anche a delle opportunità o delle possibilità che
oppure sarebbero lecite, per prendersi cura di qualcun altro. Di fronte a questi problemi, al problema della giustizia sociale o della nostra fragilità come soggetti in grado di scegliere per il meglio, certamente molti filosofi della tradizione liberale si sono confrontati, a partire da Locke, che è certamente considerato uno dei padri del pensiero liberale, ma poi autori come Kant e tanti altri. In epoca contemporanea, con ogni probabilità, uno degli autori più rilevanti rispetto a questa tradizione, alla tradizione liberale, e in particolare rispetto alla questione della giustizia, è stato certamente il filosofo americano John Rawls. Come spesso capita, l'avventura filosofica, culturale di John Rawls come filosofo inizia anche da delle esperienze personali. Perché molto spesso è tramite delle esperienze che si fanno o degli incontri che ci è capitato di fare durante la nostra gioventù che poi ci si comincia a porre dei problemi che esigono una risposta e per la cui risposta si può dedicare, come fece Rawls, anche tutta la vita. John Rawls nasce in una famiglia che era molto religiosa e egli stesso da giovane considera la possibilità di diventare un ministro della sua chiesa, la chiesa presbiteriana. Arriva poi però l'esperienza traumatica della Seconda Guerra Mondiale, alla quale Rawls partecipa in prima persona come soldato. E poi in un racconto quasi commovente che egli fa molti anni dopo, che riferisce di un episodio di come quando durante il conflitto, trovandosi con alcuni suoi amici a dover essere scelto per essere inviato a partecipare a una missione di ricognizione, all'ultimo momento verrà mandato un altro suo carissimo amico in missione perché per un caso fortuito all'ultimo il gruppo sanguigno del giovane John Rawls si rivela necessario per assistere alcuni feriti ed egli quindi viene trattenuto. Il suo amico però non tornerà dalla missione. L'esperienza tragica della guerra, della sofferenza della guerra, delle ingiustizie che spesso sono la radice dei conflitti, ma anche più tardi la riflessione rispetto alla grandiosità tremenda dell'Olocausto e dell'orribile strage che questo comportò in Europa, portarono Rawls ad allontanarsi progressivamente dalla propria intenzione di dedicarsi a una vita religiosa e piuttosto a dedicarsi alla carriera accademica. Per quanto, come dicono alcuni suoi colleghi e amici, come il filosofo Thomas Nagel, egli rimarrà per tutta la vita in qualche modo sensibile e attento rispetto alla questione del sentimento religioso o di un senso spirituale e di armonia di tutte le cose, la sua attenzione si dedicherà in modo quasi monografico alla questione della giustizia e in particolare della giustizia come problema politico rispetto a cui la politica deve saper dare delle risposte. È sulla base di questo lavoro che all'inizio degli anni 70 John Rawls arriva a comporre la sua prima grande opera che lo renderà famoso ma anche controverso e criticato da molti avversari. Si tratta del libro Una teoria della giustizia. Che cosa fa in questo testo Rawls? Cerca di riprendere un'intuizione antica, in realtà, della tradizione filosofica moderna, che è l'intuizione del contrattualismo. L'idea, cioè, secondo cui le nostre relazioni sociali, la convivenza fra i diversi all'interno della società, possa essere pensata come una sorta di patto, letteralmente come un contratto, ove persone diverse in qualche misura si impegnano a corrispondere a dei doveri che la collettività si attende in cambio della tutela di un ambito di diritti, cioè di un ambito di scelte e di libertà che viene riconosciuto dalla società stessa. Ma a questo livello Rawls cerca di generalizzare, di rendere più ampia e più attuale rispetto al contesto contemporaneo questa intuizione, cercando in particolare di mettere a fuoco il problema della giustizia. In che modo? Lo vediamo leggendo una breve frase che appunto Rawls riporta all'interno della sua opera. Dice così: ogni persona possiede una inviolabilità fondata sulla giustizia che nemmeno il benessere della società tutta intera può annullare.
Per questa ragione, la giustizia non consente che dei sacrifici imposti a pochi siano giustificati dai vantaggi maggiori che ne hanno ricavato i più. È interessante questa frase di Rawls, perché qui non ci sta semplicemente dicendo che il vantaggio dei pochi non deve prevalere sul vantaggio dei molti. Al contrario, ci sta dicendo che anche laddove un vantaggio economico, un avanzamento tecnico, tecnologico, possa portare un maggiore beneficio per i più, non è comunque lecito che i più si avvantaggino di questo, se questo deve andare a scapito delle opportunità, dei diritti dei pochi. Probabilmente su questo ebbe un peso per Rawls, come per altri pensatori del dopoguerra, il grande impatto che fece l'idea di come grandi dittature e regimi totalitari si affermarono in Europa, in realtà anche sulla base di un ampio consenso popolare. Non è dunque solamente il consenso dei più, il vantaggio dei più, quello che può giustificare, cioè rendere giusto un regime politico. È necessario individuare dei principi di giustizia che siano validi per tutti e che in qualche modo possano essere condivisi da tutti. Quindi, come fa Rawls per cercare di individuare questi principi di giustizia basilari che possono essere condivisi da tutti e che tutelino anche i pochi rispetto al calcolo utilitaristico, alla maggiore utilità, al maggior vantaggio delle maggioranze? Ricorre appunto all'idea del contratto sociale, ma lo fa in un modo nuovo. Propone una sorta di esperimento mentale, cioè propone a tutti di immaginare di trovarsi in una posizione originaria, la chiama, cioè una situazione dove dobbiamo istituire, dobbiamo far nascere una società in cui tutti domani vivremo, ma non abbiamo ancora sottoscritto alcun patto, alcun contratto. Dobbiamo immaginare di trovarci in questa situazione, dice Rawls, come dietro a un velo di ignoranza. Che cosa significa? Dobbiamo immaginare di dover decidere quali sono le regole del gioco sulla base delle quali da domani cominceremo a vivere insieme in una società politicamente regolata, e dobbiamo farlo però immaginando di non sapere quale sarà il nostro ruolo in questa società che deve nascere domani, di non sapere a quale popolo apparteniamo, di non sapere quali saranno le nostre più profonde convinzioni morali, né quale fede religiosa professeremo. Non sappiamo niente di tutto questo, e su questa base dobbiamo cercare di stabilire quali sono le regole più eque, più giuste per tutti. E ritiene Rawls che su questa base ciascuno di noi sarà in realtà orientato a garantire almeno due dimensioni di giustizia, due principi di giustizia che esprimono fondamentalmente un desiderio di reciprocità fra i partecipanti alla società di domani. Si tratta di una tutela di alcune libertà fondamentali dell'individuo che consentano a ciascuno nella società che sta nascendo di poter determinare un percorso di vita soddisfacente secondo le proprie inclinazioni e le proprie preferenze, e in secondo luogo un criterio di giustizia sociale, e cioè che a ciascuno sia in qualche misura garantito l'accesso ad alcuni beni fondamentali, che sono beni economici, il bene della possibilità di lavorare, le risorse naturali, che consentono quindi anche concretamente, materialmente a ciascuno di realizzare il proprio progetto. Questa prospettiva proposta da Rawls all'inizio degli anni 70 ebbe da un lato grande fortuna, perché in molti lo seguirono e svilupparono ulteriormente il suo pensiero, ma incontrò anche numerosi critici. Alla fine, in realtà, colpisce che lo stesso Rawls intelligentemente recepì le istanze che venivano da molti dei suoi critici. E infatti, all'inizio degli anni 90, arriverà a scrivere una seconda grande opera, in cui ancora si concentra sul tema del liberalismo e della giustizia. Un'opera intitolata Liberalismo politico. Erano passati 20 anni e quindi anche il mondo in qualche misura era cambiato. Certamente uno degli elementi che più erano diventati rilevanti e problematici era che la società aveva un problema quanto alle regole e alla giustizia, non solo rispetto al tema della distribuzione delle ricchezze e quindi rispetto al tema della giustizia sociale, intesa dal punto di vista economico, ma c'era un altro grande problema che stava emergendo in misura forse ancora più rilevante: era il problema del pluralismo. Rawls lo formula in una domanda che possiamo leggere proprio all'interno del libro.
Come è possibile che possa esistere nel tempo una società stabile e giusta di cittadini liberi ed eguali, profondamente divisi da dottrine religiose, filosofiche e morali diverse? Per Rawls ormai il pluralismo non è nemmeno più una questione di cui i filosofi e gli intellettuali si dedicano immaginando che certo c'è una diversità di opinioni che si devono confrontare, che devono essere legittime. È un fatto, è il fatto del pluralismo, cioè il fatto che ormai viviamo in società che sono caratterizzate da una grandissima diversità di cittadini. Rawls stesso capisce, come alcuni suoi critici avevano rilevato prima di lui, che se il problema è questo, diventa irrealistico pensare a risolvere il problema della giustizia e della convivenza immaginando un esperimento mentale astratto dove ognuno deve immaginare di non sapere che lingua parlerà, che cultura gli apparterrà, che religione professerà, perché il problema è proprio la cultura, la lingua, la religione. Di fronte a questo, evidentemente, è necessario percorrere un'altra strada. Quello che Rawls propone in liberalismo politico è un ideale, l'ideale della ragione pubblica, l'ideale secondo il quale, cioè, quando si tratta di definire le regole del gioco di base, quelle che ad esempio sono scritte nella Costituzione di un paese o in una carta dei diritti fondamentali, vengono dichiarate e vengono condivise da tutti. Ebbene, quando si tratta di stabilire queste regole, Rawls ritiene che ciascuno debba utilizzare solamente delle ragioni pubbliche e non delle ragioni personali. O meglio, egli ritiene che ciascuno debba fare lo sforzo di mettere tra parentesi quelle visioni del mondo, quelle convinzioni profonde, morali, religiose, tradizionali, che magari animano anche legittimamente la vita e le scelte di ciascuno a livello personale, ma che quando si arriva a parlare della questione pubblica, della questione che riguarda tutti, devono appunto in qualche misura essere come messe tra parentesi. Rawls le chiama le dottrine comprensive, cioè quelle dottrine che in qualche modo parlano del bene, di ciò che noi consideriamo essere buono, rappresentare una scelta di vita buona e che quindi ci impegniamo a perseguire personalmente nella nostra vicenda umana. Rispetto a questo, Rawls ritiene che, mettendo tra parentesi le ragioni che ci vengono dalle dottrine comprensive e scegliendo di ragionare solo su ciò che è pubblicamente condiviso, su cui in qualche modo anche gli altri si possono trovare rispetto a ciò che è giusto, lasciando che poi ciascuno decida cosa sarà bene per lui nella propria vicenda personale, si può arrivare a stabilire, a individuare degli principi di giustizia, che enuncia alla fine in modo piuttosto simile rispetto a quanto era stato la conclusione del precedente lavoro importante, cioè appunto una teoria della giustizia. E dunque, da un lato, la garanzia ad ognuno del rispetto di alcune libertà fondamentali individuali, nella forma dei diritti individuali e personali, e dall'altra il fatto che ci sia un'opportunità equamente distribuita di accesso alle risorse, e sottolinea Rawls, riprendendo un'idea che lui aveva già in qualche modo altrove sviluppato, che in qualche misura le disuguaglianze all'interno di una società possono essere consentite, ma solo nella misura in cui queste disuguaglianze sono funzionali a promuovere anche maggiori possibilità per chi nella scala sociale del reddito, della condizione sociale ed economica si trova più in basso. In qualche modo, quindi, ancora una volta per Rawls, seppur per una strada diversa, che questa volta si confronta più col tema del pluralismo che con quella della giustizia sociale, comunque la questione della giustizia trova nel ricorso all'idea elementare della libertà e della tutela della libertà di ciascuno una risorsa importante. Certo, rimane però un problema al quale lo stesso Rawls forse non sembra del tutto in grado di rispondere, come lui stesso poi infatti anche negli anni successivi continuerà a dire, cercando di sviluppare ulteriormente il proprio lavoro. E cioè è il seguente: su quale base però, se abbiamo messo tra parentesi le cose che per noi sono più importanti, ciò che consideriamo bene e bene comune anche per tutti, se noi mettiamo tra parentesi questo, su quali basi potremmo fondare la convivenza e la scelta di aderire alle regole che magari abbiamo pattuito perché formalmente sembrano essere quelle più giuste per tutti?
è il problema della priorità della giustizia sul bene. Come possiamo pensare che davvero tutti rispettino i criteri di giustizia se innanzitutto non li riconoscono come qualcosa di fondamentalmente buono all'interno della propria visione del mondo? Rawls ritiene che ci sia un minimo comune su cui si può convenire, cioè una sorta di consenso per intersezione, lo chiama lui. È come se la visione del mondo di ciascuno di noi fosse un insieme all'interno di cui ci sono tanti beni diversi. Ecco, egli ritiene che magari, pur nella diversità delle opinioni, se le nostre visioni del mondo sono ragionevoli, troveranno comunque un minimo insieme in cui si incrociano, un sottoinsieme comune alle diverse visioni del mondo e del bene. Questo consenso per intersezione, per quanto piccolo, ritiene Rosso, dovrebbe essere sufficiente a garantire la stabilità di una società libera e democratica. Il problema però, forse, è quello che vediamo noi oggi in maniera sempre più accentuata, è che il problema è proprio un restringersi progressivo, almeno apparentemente, di questo consenso per intersezione. Che cosa condividiamo davvero? In società che diventano sempre più diverse, in cui si parlano sempre più linguaggi, in cui si professano religioni sempre più disparate, in qualche misura il problema di quale sia il punto comune su cui tutti alla fine si possono ritrovare sembra invece esattamente il problema, e certamente non qualcosa che si può dare per scontato. Questo ci restituisce al nostro problema di partenza, e cioè al problema di quale sia la possibilità di far convivere insieme l'istanza della libertà personale, della libertà individuale, che è tipica della tradizione liberale e del loro sviluppo, e del suo sviluppo teorico nelle teorie liberali, e la questione della giustizia. Dove si può trovare quindi in qualche modo una strada per far quadrare il cerchio? Certamente noi oggi rimaniamo divisi tra queste polarità. Da un lato l'istanza della libertà individuale, il nostro senso di voler essere autonomi, il fatto di ciascuno di poter scegliere per sé quello che è meglio, quello che è buono, senza che ci siano intrusioni autoritarie, senza che lo Stato continuamente ci indichi un percorso al quale dobbiamo attenerci. Dall'altro però anche la questione della giustizia, la questione per cui certamente la nostra libertà è importante, ma in realtà ciascuno di noi è libero spesso perché una comunità, spesso perché una famiglia innanzitutto si è presa cura di lui, e cioè che la nostra libertà viene sempre da delle relazioni, da dei legami con altri, che sono necessari per la nostra vita, per la possibilità di diventare noi stessi sempre più liberi, sempre più capaci di esercitare la nostra libertà. E poi la questione del bene. Il fatto di come molto spesso il bene non sia semplicemente qualche cosa che ci troviamo a scegliere, come quando andiamo al supermercato, ci sono tanti beni di consumo, scegliamo questo, scegliamo quell'altro. Molto spesso fare esperienza del bene che veramente ci sembra decisivo nella vita, richiede dei legami, richiede una cooperazione con altri innanzitutto, richiede una dedizione alla solidarietà nei confronti dell'altro, magari anche a scapito di un certo ventaglio di libertà totale, di libertà assoluta, che pure inizialmente ciascuno di noi tenderebbe a pensare essere desiderabile. Ecco, le teorie liberali della giustizia, come quella di Rosso, appunto, sono un tentativo di tenere insieme queste istanze. E dall'altra però, come molti suoi critici, come i pensatori neocomunitaristi, come Michael Sandel, come Alasdair MacIntyre, come Charles Taylor, hanno cercato di rilevare, in realtà forse altre strade possono essere percorse, e forse è meglio rendere conto della nostra essenziale esperienza di cosa vuol dire il bene comune, di cosa vuol dire che sia un bene essere legati ad altri e non semplicemente dei solitari individui dotati di scelte. La strada è certamente aperta, e certamente il dibattito è più che aperto su queste questioni, su questa geografia di problemi e di domande, dove autori come Rawls e come tanti altri hanno sicuramente dato un contributo importante. Certamente vale la pena che anche noi oggi, rispetto ai problemi più importanti da cui ci vediamo circondati e talvolta anche un po' spaventati, ecco, su questi problemi è oggi più che mai urgente e importante che continuiamo a interrogarci, continuiamo a ricercare. Grazie.